Ciao a tutti da Savio di Apple TV Black. Ebbene sì, eccolo, il pacco è arrivato dagli Stati Uniti. Al costo di 67 euro abbiamo vinto una gara su eBay. Bene, andiamo a vedere il contenuto. La confezione è davvero molto carina, bianca con i classici colori che contraddistinguono l'azienda. Al suo interno troviamo, oltre alla chiavetta, un cavetto USB e micro USB per alimentare il dispositivo. Un alimentatore da muro, compresa USB. Nella scatola è presente anche un'estensione da collegare alla porta HDMI, che ovviamente non dovrà essere utilizzata per forza, ma può risultare utile in caso di necessità. Ecco il cavetto USB e l'adattatore alla presa americana. La chiavetta ha al suo interno un hardware particolare, vale a dire un processore Marvel Armada 1500 mini, solitamente utilizzato in lettori Blu-ray o Smart TV, a 500 MB di RAM, 2 GB di memoria flash, dove sono archiviati i dati per far funzionare il sistema operativo che gestisce la chiavetta, vale a dire una versione particolare di Chrome OS Wi-Fi and Single Band. Un'uscita video a 1080 pixel e supporto audio 5.1. Dal punto di vista fisico, Chromecast è simile a un mini PC Android, ma dalle dimensioni più contenute e forme sinuose. I materiali sono plastici e anche per questo la chiavetta risulta molto leggera. Chromecast ha bisogno di essere configurato attraverso l'applicazione dedicata, che è possibile scaricare direttamente dalla pagina web che ci viene fornita dalla prima schermata. Dopo aver scaricato l'applicazione installata, andate sul vostro televisore e ovviamente inserite la chiavetta di Chromecast. Vedrete che si illuminerà il LED e diventerà da rosso a bianco. In questa schermata potete procedere con il setup della chiavetta. Una volta individuato il segnale, vi apparirà una chiave d'accesso. Il vostro computer o Mac individua la chiave d'accesso e comincia ad associare il vostro dispositivo. Come vedete nella schermata c'è, dovete inserire la stessa chiave per continuare la configurazione. Qui dovrete associare il vostro Wi-Fi, selezionare la rete e inserire la password di rete. Tutto qui, l'installazione è andata a buon fine.
In queste schermate vedremo l'attivazione proprio alla rete Wi-Fi, come cambierà il colore, vedete ora è diventato giallo-rosso, ora è verde. E alla fine arriverà la barra di Google. Ora siete connessi. I servizi offerti da Chromecast nativamente non sono moltissimi, soprattutto se ci riferiamo a quelli disponibili nel nostro paese. Da smartphone è possibile effettuare lo streaming video da YouTube e audio da Play Music, mentre negli USA è possibile effettuare lo streaming da Play Movie e Netflix, servizi assenti in Italia. Da PC invece basta installare un semplice plugin su Chrome, a quel punto sarà possibile effettuare lo streaming dei video da YouTube, ma anche di una intera pagina web che stiamo visualizzando. L'utilizzo, come abbiamo visto, è davvero semplice e immediato, ma com'è realmente la qualità dello streaming? In generale possiamo dire senza troppi problemi che risulta davvero molto buona. L'uscita di Chromecast è a 1080 pixel, quindi la definizione dei video che visualizziamo a schermo è molto elevata. Tuttavia bisogna tener conto del fatto che se non si ha a disposizione una buona rete Wi-Fi possiamo incontrare alcuni problemi come il rendering ritardato dei video, perché i dati da trasmettere sono molti e passano attraverso la rete Wi-Fi prima di arrivare al dispositivo collegato alla TV. Ma chi possiede un Apple TV questi problemi già li conosce. Chromecast, a mio parere, possiamo paragonarlo all'Apple TV? No. È molto acerbo come casting e l'uso italico è solo di contenuti YouTube, musica tramite Play Music e la pagina web da Chrome. Questo è tutto, grazie per averci seguito anche in questo video. Alla prossima.